Buongiorno, ben svegliati. Oggi facciamo colazione insieme per il nostro primo What I Eat in a Day. La colazione di oggi è composta da un cappuccino fumante che sta offuscando la videocamera e che io faccio con le cialde della Dolce Gusto, ecco qua. Anche se preferisco il cappuccino fatto in casa, ma ho questo oramai di consumo, è una fetta di un dolce che ho fatto ieri e che presto vedrete sul canale. È una torta al cioccolato, è una torta totalmente integrale al cioccolato con fichi e noci, buonissima, piace anche ad Enzo e questo mi fa molto piacere perché essendo integrale coadiuva, quindi cominciamo la giornata in grande salute. Questa è tutta 100% integrale, zucchero integrale, vedrete una ricetta buonissima molto presto sul canale e intanto faccio colazione e noi ci vediamo dopo aver carburato. Mi faccio un break con un cortado e questo devo dire che è il prodotto che preferisco in assoluto di tutta la linea della Nescafè Dolce Gusto. È veramente un caffè macchiato buonissimo. Vediamo di non fare guai, con una mano è tutto molto difficile. Ah, voilà. Rigorosamente in vetro. E voilà. Il mio break è pronto per essere bevuto. 5 minuti di relax e poi si torna al lavoro. Il pranzo di oggi prevede un primo con pesto di rucola e anacardi, trovate la ricetta sul canale. La pasta che ho scelto sono delle buone orecchiette di semola di grano duro, prese alla Lidl, marchio italiano. Adesso vi faccio vedere il piatto. Il pesto l'ho preparato ieri, si conserva molto bene come vedete e adesso ce lo andiamo a pappare. Le eccole qui le mie orecchiette con pesto di rucola e anacardi, buonissime. Non so se al momento della pubblicazione le avrò già pubblicato la ricetta del pesto, se no aspettate, la sta arrivando, è proprio lì per essere pubblicata. Questo è il mio pranzo, un piatto unico, mangerò solo il primo, però è ben farcito anche di proteine perché ci sono i formaggi, e poi lo accompagnerò con un po' d'uva. Non credo che la mangerò tutta, penso che mangerò solo questo, da cui ho già strappato un acino, io non resisto. L'uva nera è proprio buona, quando è buona. Bene ragazzi, buon pranzo! È ora di merenda. Ragazzi, io mi faccio fuori l'ultima mezza pastiera napoletana che è rimasta, che goduria pazzesca. Adesso la metto 3 secondi in microonde e poi me la pappo. È proprio buona, l'ultimo assaggio di Napoli e poi mi tocca tornarci. Verrò presto a Napoli, mi piace troppo come città. Quindi la mia merenda è mezza pastierina. Ed eccoci arrivati alla cena, una cena molto molto semplice, del pane integrale 100%, la ricetta la trovate sul canale, comunque vi metto tutte le ricette che già sono in canale nel box informazioni e quelle che non ci sono arriveranno molto presto, anzi diteci che volete prima, la ricetta della torta o la ricetta del pesto, fatecelo sapere. Quindi pane integrale 100%, avocado, salmone al naturale e una spruzzatina di salsa all'aneto, quella simil'Ikea per intenderci, ci sta benissimo. Non ho aggiunto olio perché questa salsina già l'olio ce l'ha, accompagnato da una bellissima insalata di cetrioli che credo tutti sappiate fare. Se volete la ricetta fatemelo sapere che ve la faccio, io la faccio con molto limone, molto buona. E allora questa è la nostra cena. Questo è il piatto di Gabriele, io mi faccio soltanto 2 crostoni invece, non li ripasso, non li abbrustolisco, li lascio così naturali perché già il pane integrale è abbastanza secco e quindi buona cena a tutti. Ovviamente dopo ci prenderemo sicuramente un grappolino d'uva. Quindi buona cena e noi ci vediamo al prossimo What I Eat in a Day. Spero che il nostro primo esperimento vi sia piaciuto, fateci sapere in cosa possiamo migliorare e fateci sapere se naturalmente vi piace come mangiamo. Un grande bacio, alla prossima, vado a cenare che ho fame, ciao!